a tutti ragazzi, oggi faccio i calamari fritti come me li ha richiesti Lorenzo Mattei un po' di tempo fa. Poi saluto Fernando Cioccia, Vincenzo Sesto, è un altro che c'ha stirpe, Vincenzo Sesto, che ci vogliamo fare? Oppure V.I. tipo Rocky 6, non lo so, vabbè. Vincenzo 6 saluta la sua dolce bambolina. Ciao bambolina. Poi saluto per Neide. Ci fate caso ragazzi, c'è Federica dietro la telecamera. Poi saluto Giuseppe Calderoni. Ciao ragazzi. Il banana, il banana. Il banana, il banana, il banana, il banana, il banana, eccolo qua. Ecco qui gli ingredienti, non ci sono tutti, certo, i calamari fritti, quali ingredienti ci stanno? Logicamente i calamari, la farina, questo è un 50% farina di grano tenero, farina 00 di grano tenero, e poi c'è della farina di semola, 50% e 50%, ripeto, calamari, spicchio d'aglio, lo spicchio d'aglio dopo vi faccio vedere a che cosa serve insieme ad altri ingredienti. Cominciamo semplicemente a tagliare gli anellini di calamari. Abbiamo tagliato i nostri anellini di calamaro, ora andiamo con il grattaglio a grattugiarci un mezzo spicchio d'aglio e lo buttiamo dentro. Questa è una cosa che ho visto fare una volta ad uno chef in televisione, non ricordo il suo nome, e con mia madre da quel giorno gliel'abbiamo copiata. Un goccino d'olio e un cucino d'aceto, giriamo, aceto o limone, quello che volete, diciamo così, senza sale, senza niente, poco, come vedete che va a creare poi mischiando una sorta di cremina. Lasciamo un'oretta e mezza così a marinare. I calamari sono stati a marinare per un po', ora li smuoviamo un attimo. Poi li prendiamo, li mettiamo dentro il nostro sacchetto del cookie con le due farine, ricordo farina 00 di grano tenero e farina di semola, ok, li andiamo a mettere qui dentro e facciamo il solito lavoretto per far infarinare bene, ok. Poi che cosa facciamo? Non andiamo a friggerli subito, no, manco per niente, li andiamo a mettere mezz'ora in freezer, perché poi ve lo dico. Abbiamo tolto i calamari dal freezer, questo perché? Perché metterli un po' in freezer prima fa sì che siano freddi, e la reazione poi con l'olio bollente fa sì che il calamaro viene più croccante, ma questo qualsiasi tipo di fritto, non solo i calamari, eh. Poi abbiamo messo i calamari in uno scolapasta, in un colino, quello che volete, gli abbiamo fatto cadere la farina in eccedenza e ora stiamo friggendo in olio molto caldo a 170 gradi, eh. Eccoli qua ragazzi, appena tolti dalla frittura li abbiamo lasciati un minutino, due minuti, poi abbiamo messo abbondante sale. Qualcuno che conosco io già ha allungato la manina, un sorcio che conosco io. Sentite? Si sente? Si sente, si sente. Ok. Belli croccanti perché il... buoni. La reazione, lo shock termico da freddo a caldo, alla molto freddo a molto caldo, fa venire la croccantezza intorno ai alla frittura calamari. Che c'è? Generoso, allora ero un po' indeciso se farla, me l'aveva chiesta Lorenzo Mattei, che saluto, tempo fa, poi ho detto va bene, però
ho pensato, però è veramente troppo semplice, banale. Poi ho detto, va bene, ma io la faccio in modo un po' diverso da come la fanno tutti, cioè con questa marinatura, poi con il passaggio nel freezer, e quindi ho pensato che poteva magari è finito. Essere interessante, perché molte persone, purtroppo, quando ti invitano e ti fanno una frittura, tutte queste chiacchiere, scusa per mangiare, Marco, e ti fanno una frittura di calamari, gli si smuscia. Ho fatto caso, vedi? La frittura, no, è vero, sì, no, ma è vero. Non ha doppio senso, sono smosciato la frittura. Ok. Quindi, che ti ridi? Non ride che trema tutto! Cambio camera, eh. Dicevo, quindi, la. Dove lo do uno a sti pezzi? A sti pezzi proprio. Dicevo, la frittura è sempre smosciata, e quindi magari con questo siete voi uno, sì, ma... di quelli che invece smoscia, aprite il canale tuo e parla poco. Se siete tra le persone che fanno la frittura moscia, magari questi piccoli trucchetti vi possono aiutare. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Il banana, il banana, il banana, il banana, il banana, il banana.